A tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Spero che stiate tutti bene. Come al solito parliamo di Inter. Questo video comunque è un video che vuole parlare interamente di news di calciomercato, quindi un video sul calciomercato della nostra Inter. Appunto cercherò un po' di commentare, di basarmi anche sulle ultime notizie, diciamo, molte sono anche proiettate su quello di ormai che ormai arriverà quello di gennaio, quello diciamo il cosiddetto calciomercato invernale, dove vedremo anche un po', sono curioso personalmente anche di vedere, come penso anche tutti gli altri, la maggioranza dei tifosi interisti, se arriverà qualcuno o meno. Ho fatto comunque un video, lo metterò sopra, un video che praticamente dove mi chiedo personalmente chi potrebbe arrivare a gennaio. E faccio diversi nomi, faccio diverse ipotesi di vari calciatori che appunto potrebbero vestire la nostra maglia. Allora, le notizie degli ultimi giorni che tutti a quanto pare vorrebbero acquistare dall'Inter, come se fossimo una sorta di supermarket. E secondo questi vari giornalai, perché io li definisco tali, ragazzi. Non li considero giornalisti perché comunque ne sparano talmente tante che non possono essere altro che giornalai, che essere definiti giornalai. E noi praticamente saremo in una condizione di, saremo praticamente in balia degli eventi e dei vari avventori, specialmente d'oltremanica, perché si parla soprattutto di un supermarket Inter dove diciamo l'interesse viene soprattutto dall'Inghilterra e dalla Premier e quindi dai vari club inglesi. Dico io, come stanno realmente le cose? Sicuramente i problemi non ci agevolano a livello di nomea, i problemi finanziari di Suning, che comunque sono evidenti e ormai sono sotto gli occhi di tutti. Però non siamo ancora fortunatamente alla frutta, come si suol dire, non abbiamo ancora raschiato il fondo del tutto, come appunto si usa dire in questi casi, e non abbiamo, scusate il francesismo, non abbiamo ancora le pezze al culo, ecco, quindi da dire che dobbiamo smantellare, la rosa e dobbiamo comunque vendere, i nostri giocatori più pregiati. È capitato per due giocatori quest'estate perché comunque, siamo stati un po' obbligati a farlo. Sempre purtroppo a causa di questa situazione finanziaria molto precaria di Suning, però dopo diciamo che poi altri calciatori sono stati diciamo confermati, quindi fortunatamente non c'è stata questa la cosa si è fermata lì. Purtroppo circolano come al solito tante notizie farlocche che ci tirano in ballo continuamente. Noi per certe testate giornalistiche e sportive saremo sempre in crisi, si parla sempre di crisi Inter, e diciamo giornalai e testate giornalistiche che approfittano diciamo soprattutto appunto di questa situazione debitoria di Suning e della famiglia Zhang, calcando un po' troppo la mano, come dicevo, e esagerando sempre appunto con notizie abbastanza diciamo eclatanti, ecco, molto clamoroso. Un nome fra tutti, quello di Skriniar, che viene nominato molto spesso, che tra l'altro è stato uno dei primi a rinnovare con noi, adesso sarebbe diventato un pallino di Paratici, come sapete, Paratici del Tottenham. E quindi sarebbe di conseguenza gli Spurs sarebbero su di lui, come stesso discorso appunto varrebbe per De Vrij che è in scadenza nel 2023 e per Brozovic, come dicevo nel mio ultimo video, che in questo momento non ha ancora la sua trattativa appunto per il rinnovo del contratto è attualmente in stand-by e quindi non è ancora rinnovato. Ci sono senz'altro anche notizie vere, magari che rispecchiano la realtà, come ad esempio potrebbe essere vero appunto l'interessamento degli Spurs verso Vlahovic della Fiorentina. Per quanto riguarda Skriniar, parliamoci chiaro, è un giocatore che è sempre stato ambito da tanti clubs di tutto il mondo,
e quindi non soltanto del Tottenham, e quindi mi sembra il discorso di Paratici, del pallino di Paratici, un discorso comunque che non sta in piedi, ecco. E chiaramente in futuro non escluderò che potrà andare via e potrà andare in altri lidi. Questo non è da escludere perché è un calciatore comunque che ha un grosso valore sul mercato, è uno dei più forti, a mio parere, centrali che ci sono in circolazione. Però io sono certo che per ora comunque rimarrà da noi, rimarrà all'Inter. Chiuso questo discorso, in attesa dell'arrivo di Onana, che ormai diciamo, è stato un acquisto perfezionato, ormai arriverà a giugno prossimo. L'Inter attualmente sta cercando un attaccante giovane, un colpo alla Lautaro, tanto per intenderci, e l'avrebbe individuato diciamo, in un paio di nomi. Il primo nome nell'attaccante tedesco di origini nigeriane Karim Adeyemi, che gioca attualmente nel Salisburgo in Austria, un giocatore che viene paragonato come caratteristiche personali al migliore Aubameyang. E il secondo nome nell'argentino Julius Alvarez, da non confondere con quell'altro Alvarez che avete già capito, un nome che fa un po' paura, ci fa rabbrividire a noi interisti questo cognome. Comunque si chiama Julian Alvarez, non Julius, scusate, che si sta consacrando in questo momento un davvero bomber di razza nel River Plate perché sta segnando una caterva di gol. Per questo che comunque l'Inter è rimasta molto colpita appunto da questa cosa. E per accaparrarcelo, ecco, Zanetti potrebbe ecco, avere un ruolo direi decisivo in questa trattativa, un po' come è capitato per Lautaro Martinez a suo tempo. Ricordiamoci comunque che una trattativa che potrebbe non essere semplice a causa soprattutto della grande concorrenza di vari clubs esteri appunto che sono su di lui. Ecco. Quindi è un giocatore molto ambito, un giocatore sul quale hanno ormai buttato l'occhio tutti e quindi potrebbe essere anche se noi riuscissimo a prenderlo sarebbe un grandissimo colpo. Apro una piccola parentesi sul nuovo sponsor dell'Inter di cui ho letto una notizia pochi giorni fa, che si va così ad aggiungere agli altri sponsor, l'AOA Sports, che sarebbe un'azienda asiatica di sport e di intrattenimento, accordo triennale appunto con questa azienda che diventerà così un official regional partner dell'Inter in Asia. Ecco. E nuovo sponsor che chiaramente porterà dei capitali e che si andrà ad aggiungere quindi a quelli già preesistenti, tra cui diciamo degni di nota sono soprattutto Zitara Labs e al Digital Beats. Entrambi hanno stipulato un accordo sugli 85 milioni in 4 anni. E al main sponsor Socios, appunto, che è sulle ben visibile sulle maglie. Che, come dicevo nel mio ultimo video, ha versato nel calcio nell'azzurro 16 milioni di euro e che nei prossimi anni, stagione per stagione, ne verserà uno a stagione, 1 milione a stagione. Io ho concluso, ragazzi, ci vediamo prossimamente con altri miei video, magari sempre sul mercato della nostra Inter. Voi continuate sempre a seguirmi e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, mi raccomando. Un bacione dal vostro Paolo Inter e come dico sempre, prima di salutarvi, amala sempre e comunque. Ciao a tutti ragazzi e sempre forza Inter. Ciao.